Qui siamo al cimitero, questa c'è a fianco al cimitero, c'è la strada che sale su per arrivare qui alla Madonna delle Virtù, al santuario, in macchina. O se si vuole a piedi, c'è la strada un po' meglio, però non ha il fascino della salita Madonna delle Virtù. Vedete? Proprio lì sopra c'è il santuario. Qui siamo ancora più in alto e laggiù è il santuario. Ed ecco qua, ci siamo. Siamo arrivati anche da questa parte. Ti voglio riprendere. Vedi qui? Questa qui si chiama Budinga, no? Ed viene attraversato molto dalle acque ed è frenato un pezzo, perché è stato 4 anni, 5 anni chiuso. Ed ecco che siamo arrivati da questo lato. No, siamo stati. Adesso c'è mia sorella. La presenta. L'antica salita della Madonna delle Virtù per ora è impraticabile perché, come sapete, che c'è stata questa frana senza nessun morto, senza nessuno, è tutto bloccato, quindi non si può più passare o attraversare. Ecco lì la Madonna. Adesso andiamo dentro. Qui abbiamo il diacono che ci attende. Costantino, Limon, ciao. Mitico, ciao. Grazie dell'accoglienza. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, abbiamo questo capolavoro che è già ripreso in un altro video. Abbiamo pure il vescovo. Cassini, ti dico sempre Cassini, adesso. Ciao Limon, grazie. Boh, ciao. Adesso ciao. Magari c'è il suo candele. Ciao, va bene, attenzione. Tutti gli ex voto. Thank you.
Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, poiché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. E mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Lo pongo sempre innanzi a me, il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Mentre essi erano per via, alcuni delle guardie giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare... Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Quindi vuol dire... O bambini di brassi, ti guidi i nostri passi. Ti demiri della sciù, o Madonna di virtù. Fa che noi, grandi e pecin, seguendo tuo cammin, illuminai e preghiamo con te, o Madonna di virtù. A Paschetta e a San Romano, ti ne pigli per mano, fa che seci tutto l'anno con te, o Madonna di virtù. Per chi fosse interessato alle cappelle votive di via Madonna delle Virtù, che oramai non è più praticabile da questa parte, può guardare il mio video 20 miglia passeggiata di primavera e vede le cappellette, sono 14.